Lilli, sono tornato, scusate, ma ho avuto problemi con Instagram, mi è uscito da... e non riuscivo a rientrare, insomma, vabbè, non ve sto a spiegare mille cose, devo prendere un altro telefono, vabbè. Comunque, ci sono, eccomi qua, non è successo nulla. No, vabbè, sta pieno. Raga, sta pieno anche oggi, nonostante tutte le cose, sta sempre pieno qua sotto. Che spettacolo. Pedala. Ho fatto 3 km e mezzo. Sono 13 minuti. Poi ti sei fermato. Ogni 500 metri. Ah beh. E guardi il panorama. Ti fermi e guardi il panorama. Sì. Bene. Qui c'è il panorama, sta pieno. Sta pieno. Ho sentito un clacson coccodrillante e eccoli, sono rientrati, eccoli qua tutti quanti al completo. Eccolo, è tornato nonno. Le stannati i palli? Oh, o no? Nonno! L'hai spalati Lalli? Oh, vaffanculo! Anche da sotto un bel vaffanculo vale sempre. Eccolo il mio nonno! E l'erde di coglione che armetto la macchina! Come la l'armette? Come un coglione! Ma sei sempre nervosino, ti ho visto in palestra bello tosto, eh! Quella! La do! Quella! Dov'è? Dal cazzo! E levate Dio, campo! No! Ah. Attenzione, campo va bene. I fiori. Dai! Dai col muso! Dalla di là! Col muso, perché è un coccodrillo sta macchina! No, dai là. Su, di là, di qua! Oh mamma! Di là, di qua! Destro, sinistro, antipasto misto! Oh, basta! Un attore francese. Je suis François. Je suis un acteur François. J'ai la baguette. Tu veux la baguette? J'ai la baguette. Comment est possible qu'il y ait ça là? Et la baguette, l'acteur François. Je n'ai pas le goût, c'est pas le choix. Je suis un acteur. Je suis un acteur français. Molto français avec la baguette que te piace tanto, nonno. Te piace la baguette. Si, la socca me piace. Oh, la socca. Ah. Très bien, te piace la socca, ma la baguette ma c'est très bonne. Oh. No. C'est mauvais chose parler avec brut parole. Tu dois être très douce, très dolce, amour mio, amore. Amore con la baguette de la maison, de la façon de la baguette sous les coulons. Sous les pistes. Levate! Mi viene da ridere, guarda. Le baguette sous les coulons, le pistolon. De la baguette, le pistolon. De le coulons, de le chuffon. Aia! Tu sei bello col rotolone in mano. Mi piace proprio, io ti farei un pennello così, guarda, tutto pennellato, che almeno tu stai a posto, tutto bello pennellato, col rotolone in mano, spennello, aia! Guarda come ride sotto i baffi, la vecchia volpe. Che hai fatto oggi in palestra? Ho fatto la ginnastica. E dopo che hai fatto? E dopo mi sono fatta da su un culo. No, vabbè, così? Beh. Ma io veramente... Ho fatto. Qual è... Oggi? E levati di coglione che sto cercando una cosa! Che mangi oggi? Mannaggia il bamboccio! Che mangi oggi? Oh! Che mangi oggi? Il pesce! Come? Il pesce come? Oh, ecco tu che già stai a mangiare, eh! Guarda! Le tocca a tutte queste manacce! È per me! Tutto per te! Tutto per me! Sì, certo! 50 grammi di frittura! Non fa niente! Questo fritto rifritto doppio rifrittato gamberetto calamaretto pesciolinetto frittato. Che dieta è? Che dieta è? Mi fai cazzo mio. E poi? E poi mi fai cazzo mio. E dopo? E tu da a fanculo. E dopo ancora? E da a fanculo. Perché? Vogliamo fare un musical? Perché mangi la frittura? Mannaggia il bamboccio. Mannaggia il bamboccio non è una risposta da musical. Oh. Cerca di... Ma messo a posto la roba, ma vede che stronzo! Ma ci viene dietro!
e volevo fare un musical con te. Ti vengo dietro alle ale, ti vengo dietro bel nonnino, prima di mangiare il pranzino. Dai, continua. Hai preparato il pranzo, no? Toh. Dai, mangiami un po'. Levati, porca! Vuoi o no il sushi? Vuoi? O no, vuoi? Nonno! No! Perché? Perché no? Questa me la mangio tutta! Me la mangio tutta! Terrore negli abissi. Vabbè, guarda che cimitero. Eh? Cimitero dei pesci. Oh! Oh no! Non me la mangiare, e me lo rompo tanto io. Oh! Il riscatto scenderà a 15 milioni totali. Eccolo. Probabilmente al prossimo centrerà lo specchio della porta. Capitan Tsubasa. Ecco Dentino. Sì. Invece ho calcolato male i tempi. Ha calcolato male con la calcalcolatrice, capito? Dovessi provarci all'infinito. Le tiro del falco. Guarda che uccello. Al portiere che chiappa, l'uccello o il falco? No. No. Rieccolo. Vai, è stata un'interferenza. Ha parato Holly con la testa. Incredibile. Washimasu e Ed Warner hanno struppiato tutti i nomi, sono disperati. Eccoci qua, oggi siamo dal dottor Rossi. Buongiorno. Volevo provare le faccette. Esatto, quindi con semplicissimi passaggi cambieremo il tuo sorriso, Fede. Vedremo come verrà. Ecco qua, sono arrivate. Si apre lo scrigno. Pronte per essere posizionate. E allora, forza. Pronti. Ok. Basta. Ecco il risultato, chiaramente provvisorio, ma questo è il risultato che possiamo ottenere in soltanto due sedute ed è completamente indolore. È vero. E non tocchiamo assolutissimamente i denti. E qua il compito dell'alta sorveglianza. Ma senti caldo, sentive caldo. Va via che più una signora. Sentive caldo. Ma io non lo dico che sentivo caldo. Lo spazietto grande. Dai un bacetto, guarda quanto sei bello, eh. Fa una risatina. Sì, buona risata. Tu ce l'hai lo spazietto tra i denti? No. Tu ce l'hai lo spazio? Io non ce l'ho nessun po'. Comportà. Se comporte... Se cincillè... Se mosce... Il cincillà? Oh, te la levo, che vuoi? Il mister Spalletti al telefono. Guarda, ho il palestrato. È il palestrato? Come picchia. Bisogna? Adesso ha imparato anche a dire le bugie. Ma dove è che non bisogna portarlo? In palestra? In palestra non lo devi portare più perché mena da tutti. Se sente palestrato, ma pensa... se sente, capito, pugile. È vero? Sì. Andiamo a pieno, perché sta pieno. Corre, corre, sta pieno. Andiamo a pieno, perché sta pieno. È pieno del... Edizione delle palme. Fa la benedizione, Filippo. Oggi panchina al completo proprio. C'è anche Mister Sarri. Il nostro disco che suona. Comunico che domani ore 13:30 su YouTube uscirà il backstage del video. Ragazzi, è sensazionale. Fate swipe, iscrivetevi al mio canale e domani alle 13:30 backstage. Un po' 14enne. Boosterillo al top. Eccolo. Ciao.
fermati però. Ciao, bel gattino. Tu sei il gattino? Sì. Che sei? Ma è un dato impressionante. Con coglioni. No, fa così, fa un pennello. Levate questi ciucci, mannaggia. Ma perché fai così? Ma perché viene a tu qua? I capelli non te la fai. Perché ti fa il pennello? Ma va. Che te fa? Che te fa? Democratico, tante volte mi si fa, ma tu sei si verde che fai. Vero, io ti fa un pennellino così. Ma faccia parlare lì. Uno ci vuole fare, guarda. Non è, guarda. Vieni qua. Oh, da gusto, vedi il pennello, eh. Era una marina. Tu fai quel modo, tu invece strilla. Strilla, ma come mai? Scusa. È il pennello. No! Il pennellino. Guarda che t'ha d'acqua, eh. No, ora morire, vedi come. No, no, non ri- le ciliegie? Eh? Come le mangio le ciliegie? Ah, non mica lo so. Capa, mica io così? Si mangiano il nostro. Scudo d'arso. Sì, come la zigiana, sì. La zigiana, guarda, guarda come guarda. E nonna Marì? Che dirà la zigiana adesso? Tira, guarda, danno le ciliegie e le posso mangiare. Ma di là c'è tutto. Ma in paradiso ci sarà le ciliegie. Loro non c'hanno bisogno delle ciliegie. E che dice hanno bisogno? Niente, hanno i fiori, cantano tutto il giorno. Ma in paradiso cantano? Cantano le preghiere di Gesù, mica. Tipo? E dopo faccio a vedere, e così può andare via giù. Ma dopo che fanno? E dopo che fanno? Te pregano per te. In paradiso che fanno? Cantano, poi che fanno? Eh? Questo è solo che cantano. Ah, in paradiso quindi cantano, è tipo un festival di Sanremo. Giocano, parlano. Giocano, a carte oppure che fanno?